Siracusa Umberto I, dal vecchio al nuovo ospedale, le criticità e il silenzio assordante del sindaco Italia. Con decreto del 4 ottobre, il commissario straordinario per la progettazione e realizzazione del nuovo complesso ospedaliero, dottoressa Giuseppe Scaduto, prefetta di Siracusa, ha affidato, dopo accurata indagine di mercato, all'operatore economico Conteco CEC SRL, con sede a Milano, il servizio di supporto tecnico amministrativo di committenza ausiliaria del responsabile unico del procedimento. Si tratta di uno snodo fondamentale ai fini del compimento degli atti contrattuali, delle procedure di esproprio e di variante urbanistica. Ciò ha consentito di mettere in moto un percorso a tappe propedeutico all'inizio dei lavori. Una tappa significativa è quella del 4 dicembre, quando verrà presentato lo studio di fattibilità tecnica ed economica. Fino ad ora sta procedendo tutto speditamente e questo fa ben sperare, ma l'esperienza ci insegna che la costruzione del nuovo ospedale non è una cosa semplice e che l'insidia può spuntare quando meno te l'aspetti. Delucida Salvo Baio, noto esponente del Partito Democratico Retuseo. La nuova struttura, come noto, è stata progettata con criteri innovativi sul piano funzionale ed è rispettosa del comfort dei degenti e della loro privacy, tanto che quasi tutti i 425 posti letto previsti sono in camere singole. Tutto questo è ovviamente positivo, ma non basta. L'aspetto alberghiero è importante perché umanizza il ricovero ospedaliero, ma la buona assistenza dipende anzitutto dalla qualità professionale di medici, infermieri, tecnici, dall'adeguatezza dell'organico, dalla modernità tecnologica delle apparecchiature diagnostiche e non ultimo dalla capacità organizzativa della direzione sanitaria. È prevedibile che sul livello assistenziale del nuovo ospedale impatteranno, specie nella fase iniziale, le criticità esistenti all'Umberto I, dove attualmente ben 11 strutture, quasi mezzo ospedale, sono acefale, nel senso che i ruoli apicali sono occupati da medici facenti funzioni. Si tratta del laboratorio analisi, della direzione sanitaria, della pediatria, dell'ortopedia, dell'otorino, delle malattie infettive, dell'urologia, della chirurgia vascolare, della nefrologia, della fisiatria, della pneumologia. Inoltre il primario di chirurgia generale è prossimo al pensionamento e sarà inevitabile affidare a interim il reparto a un chirurgo facente funzione, sottolinea Baio. Senza nulla togliere alla bravura e allo spirito dell'abnegazione dei medici che sostituiscono i primari andati in pensione, 12 reparti con al vertice un responsabile provvisorio sono un problema serio. Dobbiamo perciò chiederci entro quali tempi saranno espletati i concorsi. La risposta la devono dare i vertici dell'azienda sanitaria che, per la verità, sia pure con le difficoltà legate ai vincoli procedurali e anche di spesa, non sono inoperosi, ma i ritardi pesano. Assordante il silenzio del sindaco Italia, che sembra disinteressato alle vicende dell'ospedale Umberto I, eppure il ruolo del sindaco, se ben svolto, può incidere notevolmente, tanto più che stiamo parlando dell'ospedale di Siracusa, evidenzia l'esponente politico. C'è da aggiungere che la carenza di personale sanitario interessa molti reparti e accentua le difficoltà a garantire regolari turni di lavoro del personale sanitario, già duramente provato dalla riorganizzazione imposta dal Covid, che ha sottratto posti letto e operatori sanitari alle normali attività dei vari reparti. Pesantissima la situazione al pronto soccorso, dove le persone restano in attesa anche diversi giorni prima che si liberi un posto nei reparti di destinazione, mentre i medici e gli infermieri, in un clima di forte tensione, si vanno in quattro per gestire le urgenze e tentare di placare le sacrosante proteste dei ricoverati. La situazione del pronto soccorso è drammatica e va affrontata con urgenza. La preoccupazione è che l'Umberto I non possa reggere a lungo nelle attuali condizioni, sarebbe essenziale rifugiarsi nell'attesa salvifica del nuovo ospedale. Se si impoverisce l'area medica e si ridimensiona l'area chirurgica e quella dei servizi, non c'è più ospedale. Recentemente è stato ampliato il numero dei posti letto di medicina e geriatria. In questo quadro, anche supponendo che buona parte dei posti vacanti, non solo quelli dei direttori di struttura, saranno coperti in tempi ragionevoli, come ci auguriamo tutti, è da escludere che il nuovo ospedale potrà fare l'auspicato salto di qualità assistenziale con le stesse specialità che erediterà dal vecchio ospedale. Ecco perché l'etichetta di Dipartimento di Emergenza e Accettazione di secondo livello appiccicata all'ospedale in costruzione è una presa in giro, richiama il film di Manzina Sotto il vestito, niente. Se qualcuno pensa che il secondo livello è legato alla tipologia strutturale del nuovo nosocomio, non conosce la legislazione ospedaliera. Prescindendo dal numero di abitanti, che è un requisito fondamentale per l'attribuzione del livello ospedaliero, conclude Salvo Baio,
che occorre sul piano sostanziale per il salto di qualità è l'istituzione e successiva attivazione di specialità complesse come per esempio la neurochirurgia e o la chirurgia maxillofacciale e o la chirurgia toracica e o la chirurgia cardiochirurgia. E c'è qualcuno a Palermo, a Roma, a Siracusa che se ne sta occupando?